Il pareggio credo che fosse il risultato migliore per tutti, per come si era messa la partita, però abbiamo sperato fino all'ultimo momento che potessimo portare l'1-0 appunto al 90esimo. Il problema è che effettivamente l'espulsione di Mallus ha sicuramente colpito tutta la squadra, che a quel punto si è trovata sbilanciata. Però insomma, diciamo che l'Ancona ha giocato molto bene contro un'avversaria di tutto rispetto, sicuramente non me l'aspettavo così tonica, così organizzata, e quindi questo significa che evidentemente il punto è un bel punto anche per noi. C'è l'impressione che in 11 contro 11 magari la partita sarebbe finita 1-0? Ma la sicurezza chiaramente non ce l'ho, ma credo che con Mallus in difesa e soprattutto in 11 il risultato poteva essere portato fino alla fine della partita. Poi abbiamo visto che effettivamente la squadra è riuscita a difendersi, addirittura è riuscita anche a fare il secondo gol. Non so qual è la motivazione per cui è stato fuori gioco, che è parso onestamente più molto dubbio. Sì, forse una punizione, non so cosa era. Comunque sta di fatto che è probabile che fosse fallo. Da dove io ero non ho capito bene quale fosse la motivazione, però questo significa evidentemente che la squadra, come ormai ci ha abituato a farsi vedere, non solo è tonica ma ci prova fino all'ultimo istante, e questo è così, si è verificato. Però poi l'1-1 con purtroppo con grande dispiacere di tutti quanti. Però